Sono stati premiati a Palazzo Lascaris i 180 studenti piemontesi vincitori della 31esima edizione del concorso Diventiamo cittadini europei, che quest'anno ha visto la partecipazione di 80 scuole per un totale di 1.300 ragazzi. I giovani si sono confrontati su temi come i diritti e i doveri dei cittadini europei e la disoccupazione. I vincitori del concorso, promosso dalla Consulta europea, partecipano ogni anno a viaggi di studio nelle sedi delle istituzioni europee. Lo slogan "Europe under the same sky" fu coniato il 9 novembre del 2014 da un gruppo di ragazzi della Consulta del Piemonte che, avendo vinto un viaggio a Berlino, hanno partecipato alla commemorazione della caduta del muro di Berlino, e ci fu chiesto di coniare uno slogan che diciamo rendesse bene l'idea di che cosa volesse dire essere europei, e ci venne in mente, fu scelta questa frase che incarna bene lo spirito europeo. Sabrina, quale tema hai scelto per partecipare a questo concorso della Consulta europea? Io ho scelto il tema riguardante la disoccupazione dei giovani, perché è un tema che comunque ci colpisce ai giorni d'oggi, perché comunque manca, intorno a noi manca il lavoro, e quindi ho deciso di rappresentare, in quanto appunto un adolescente, cosa vorrebbe per un futuro qua in Italia, cosa vorrebbe e cosa spera anche, perché siamo giovani, abbiamo voglia di fare, abbiamo voglia di lavorare, non come tanti pensano che invece siamo degli svogliati.